Le campane del Duomo di Pesaro hanno suonato a lutto sabato scorso durante l'ingresso della bara di Pierpaolo Panzeri, il 27enne ucciso con 15 coltellate nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. Centinaia le persone che hanno dato l'ultimo saluto al giovane amante della musica e della poesia. Molti gli amici che tenevano in mano una rosa bianca e tanti coloro che hanno scritto un pensiero sul libretto davanti alla chiesa. Sull'altare invece è salita la cugina di Pierpaolo. Viviamo in un mondo diverso da quello che ci aspettavamo, un mondo in cui non c'è rispetto verso chi c'è sempre, ha detto, un mondo in cui non puoi dare più il tuo cuore a una persona perché vieni ripagato così. Pier è sempre stato un ragazzo dall'animo buono, aveva sogni e obiettivi. Se lui potesse dirci qualcosa, direbbe di continuare a essere felici, continuare a sorridere, a stare vicini e di volerci ancora più bene di prima. Direbbe di suonare e cantare fino allo svenimento, perché la musica era uno dei suoi rifugi preferiti. Direbbe di piangere, urlare e di scrivere ciò che sentiamo, come anche lui faceva, perché sapevate che amava scrivere poesie. Appunto per questo mi piacerebbe leggere una cosa che Pier ha scritto. Dice: troppo sarà forse detto dopo la mia morte. Coperto di terra sputeranno inconsce parole, senza potermi esporre al chiacchierio, lasciando illudere i soli e confusi di un qualcosa che mai potranno avere, lanciando invidia e gelosia. Ci penserà la stessa vita a farvi tacere, uscendo di scena con eleganza e cortesia. Grazie Pier per quello che ci hai lasciato, e non parlo solo delle tue poesie, ma anche del tuo sorriso, dei tuoi bellissimi occhi, del tuo cuore buono e della tua passione che mettevi in tutte le cose che facevi e che avevi. Ti ricorderemo e ti guarderemo per sempre in tutti noi, ogni giorno, ricordando la persona meravigliosa che eri. Ti vogliamo bene Pier, la tua famiglia e i tuoi amici. Presente al rito funebre anche il sindaco Matteo Ricci. Pesaro ha salutato Pierpaolo e si è stretta attorno alla sua famiglia, ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato sui social. Il dolore è grande, ha aggiunto, e le lacrime non si fermano di fronte a una tragedia così tanto atroce quanto inspiegabile. Mi unisco al grande abbraccio della nostra comunità, a mamma Laura, a papà Pietro, al fratello Gianmarco e ai tanti amici che hanno riempito il Duomo. Quegli amici che al termine della cerimonia hanno lasciato volare in cielo palloncini bianchi. Intanto, il reo confesso dell'omicidio Michael Alessandrini ha ribadito di aver ucciso il 27enne per obbedire al volere di Yahweh e di non essersene pentito. Ancora più sconcertanti le parole rilasciate al GIP Antonella Marrone durante l'interrogatorio di venerdì scorso in carcere. Infatti, Alessandrini avrebbe voluto uccidere altri due giovani perché considerati da lui come peccatori, un piano saltato, vista la fuga in Ucraina dopo il delitto di Panzeri.